la parabola di Pietro, ovvero dalle stelle alle stalle. Domenica è sempre domenica. Avevamo lasciato domenica scorsa Pietro con la sua intuizione geniale, l'intuizione del tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Sì, ma che cosa significa questo? E allora abbiamo Gesù che comincia a parlare di se stesso come di colui che deve soffrire molto, deve essere riprovato dagli anziani, deve subire la croce e fino a risorgere in realtà il terzo giorno. Per cui una parabola non semplice quella di Gesù, una parabola tutt'altro che umanamente appagante. Pietro chiaramente si oppone, non sia mai. Se tu sei il Cristo devi rispondere alla mia idea del Cristo. Ed è bella la risposta di Gesù, vieni dietro a me, Satana. Gli dà del Satana, gli dà cioè del divisore, gli dà di colui che non ragiona secondo Dio. Satana è colui che ragiona con, diremmo, il delirio dell'onnipotenza, con il criterio della forza. Gesù non ha scelto questa strada. Non avendo scelto questa strada, nel momento in cui riconosce in Pietro questa strada, lo manda dietro. Vieni dietro a me, seguimi, impara a fare quello che faccio io. Impara a non essere Satana, perché il figlio dell'uomo ha altri criteri. È interessante, educativo questo brano, intanto perché ci dice che non possiamo mai pensare di essere giunti alla sapienza del cuore una volta per tutti. Se Pietro sembra esserci arrivato, gli basta poco, subito dopo, per mandare in fumo tutto quello che ha fatto. Ci insegna a non valutare il mondo con i criteri del mondo. Ci dice che Dio ha altri criteri. Non è la volontà di potenza, ma è la volontà d'amore. E l'amore non è mai un qualcosa che infligge sofferenza, ma carica su di sé la sofferenza. Perché no? Ancora una volta Gesù ci ha dato una bella lezione. Buona domenica a tutti. Domenica è sempre domenica.